Domani parto. Devo capire perché vivo, devo trovare una ragione. Io sento dentro tante cose, Simona. Ma mi pare di girare a vuoto. Se resto qui. Non posso aiutarti, Andrea. Io ti voglio bene. Non ti basta? Anch'io ti voglio bene. Ma devo cercare qualcosa che qui non riesco a trovare. Sai, certe cose si sentono confusamente. Io voglio vivere. Vivere è come un nodo che ho dentro. Non vi darò la gioia di vedermi placato sotto un colpo. Né presto intonerete dietro di me il riposo in pace al mio talento. Mi avranno soltanto con un colpo alle spalle. Ovunque io muoia, morirò cantando. Ovunque io cada, lo so, sarò degno di giacere. Ma comunque vada, la morte è sempre morte. È spaventoso amare, terribile non osare più. C'è per tutti un colpo, per tutti un coltello. Ma per me... che cosa e quando? Bravo, bravo, bravo Andrea! Ok, grazie. Si può sapere cosa ti succede? Eh? Hai una faccia? Come padre credo di avere il diritto di sapere certe cose. Ma non c'entra niente tu. Sarà colpa mia. È che non riesco a trovare una mia dimensione. Quella che vorrei. Capisci?
E questo? Questo succede perché la società in cui viviamo è costruita male, papà. Senti, Andrea, non ho voglia di farti la predica. Non ti illudere, la vita continua così da un'infinità di anni. Non sarai tu a cambiarla. Piuttosto, comincia ad occuparti della casa. A seguire i tuoi interessi. Qui hai tutto per essere felice. Fuori è molto più complicato. Credi a me. Quel manifesto. No. Gnocchi. Valeva la pena? Nessuno lo vedrà mai, il tuo no. Loro lo hanno visto. Non potranno continuare a picchiare per sempre la gente. Un no incollato ad un muro comincia a fare paura.
La gente è distratta. Non ha tempo di ribellarsi. Dovresti innamorarti. Allora cambierebbe tutto. Forse. Tu? Sei sposata? No. Ma sono sentimentalmente impegnata. Si dice così, vero? Lui è un'eminenza grigia dell'alta finanza. O qualcosa di simile. Ma sei innamorata? Non lo so. Non me lo sono mai chiesta. Perché ho paura. Paura di un sì o paura di un no? Di tutti e due. Credo di capirti. No, tu non devi capire. Chiudi gli occhi, lasciati andare. Dimentica per un attimo i tuoi no, i miei problemi. Tanto, domani. Thank you.
un uomo nella notte, un uomo nella notte sarebbe. È molto bello di notte camminare a piedi scalzi e pensare, pensare a lei. L'asfalto è liscio, un po' caldo dal sole che per tutto il giorno si è sparso per la città. C'è un'aria nuova, leggera, puoi respirare, non c'è nessuno che incontri da salutare. Che succede, Leonora? Ti vedo strana, non ti diverti più? Dovresti essere contenta, no? Sei riuscita a trovare in piena notte un ragazzo con la barba. Hai vinto la scommessa, come sempre. Luca, l'assegno. Sgualdrina. Buttatela fuori. Su, buono, buono, coriandolino, buono. Everybody dance.
del buon umore. Salve a te. Salve. Sono contento. Allora posso suggerirti un pensiero che può essere detto in due maniere. L'uomo può essere distrutto ma non vinto. L'uomo può essere vinto ma non distrutto. Già, l'uomo può essere vinto ma non distrutto. Whisky per tutti! Battere le mani, sappiamo il suono delle due mani insieme. Ma qual è il suono di una sola mano? Ti stavo aspettando, Eleonore. Andrea, ti ricordi di lui? Non credo, ho dimenticato. Comunque, la ringrazio di avermi riportato Eleonore. Lei naturalmente resterà nostro ospite. Buongiorno, mio caro Andrea. Oggi ho intenzione di farle conoscere Laura.
È una donna strana, inquieta, direi. Interessante. Appartiene al nostro ambiente, ma continua a sfuggirlo, alla ricerca di qualcosa che nemmeno lei sa cos'è. In fondo avete molti punti in comune. Salve! Mentre lei saluta Eleonora, io vado ad organizzare la nostra giornata. A più tardi. Scendi. Sono senza appoggio. Non tocco. Mi salveresti? E come? Vuoterei la piscina. D'accordo. Presento Andrea. Lo chiamano anche il giovane Werther. Il giovane Werther. Oh, bello qui! Allora, si mangia? Sì, che fame che ho. Oppla! Anime semplici. Eleonora, omaggio. Non faccia caso al loro sarcasmo, Andrea. È solo una specie di prova del fuoco per i nuovi arrivati. Lo fanno per nascondere la loro paura. Hanno conquistato a fatica il privilegio della ricchezza. Temono che lei tiri fuori gli artigli e cominci a scavare. Troverebbe il vuoto assoluto. Niente di niente. E lei come lo sa?
ha provato a scavare. Forse, ma poi mi sono stancata. Non vi è niente di eccitante nell'aprire zucche vuote. Ma senti questa che ragionamenti. E che, noi siamo zucche vuote? Oh, beh, questo dipende dai punti di vista. Dal vostro, forse, la zucca vuota sono io. E del resto sono in molti a pensarlo. Ah. Luca, ricordi 2 anni fa, a New York, d'inverno? Sì, sì, ricordo anch'io. Hai sentito, Franco? Tu che ne dici? Pensi davvero che Eleonora e io possiamo ricordare le stesse cose? Eleonora mi fa solo tenerezza. Ma che sta, dormendo? No, 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 no. È morta. Non è mai stata viva. Mai. 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 Divertente, davvero. E anche abbastanza stupido. Veleno e champagne, Laura non cambia. Pace all'anima sua. In fondo a che serviva? Viva! Squillino le trombe, i cavalieri pronti per il torneo. Stasera mangeremo pesce. Da che parte stai, Eleonora? O sei ancora indecisa?
Mi sto già annoiando. Credo che stasera non resterò a cena con voi. La caccia a te è andata male, vero? Andrea non ha ceduto. Che resti a fare? Vattene. Di tipi come Andrea ne trovo quanti ne voglio. E poi non volevo facilitare a Luca la sua guerra. Però questo vostro amico è da tenere d'occhio. È giovane, ma conosce bene le donne. Non tornare troppo presto, ti sopportiamo solo a piccole dosi. A quest'ora la nostra Laura avrà aperto la sua riserva di caccia. Che gusto c'è a parlare degli assenti? Parliamo dei presenti. Già. Dei quali si può parlare solo su misura. Andrea forse non conosce le regole del gioco. Non ancora, perlomeno. Ti considero una persona intelligente. Mi piace questa tua segreta, rabbiosa lotta, Francesco, per un motivo molto semplice. Ho bisogno dell'opposizione per sentirmi più completo. Saresti un avversario perfetto se soltanto avessi un po' più di coraggio. Il suo coraggio si esaurisce nelle parole. Il vostro, invece, è solo un'illusione dei deboli. Sono tutte scuse. Scuse troppo comode. Con idee di questo genere si finisce sempre col tacere. Basta sapersi inserire nella parte giusta. Vede, Andrea, nella vita non si può parteggiare per i vinti. Tutto è relativo. Parte giusta, parte sbagliata. Chissà. Quello che oggi è giusto, domani. Guardate me, che ho capito tutto. Tu credi sempre di aver capito, eh? Perché? Non è forse vero? Mangio, bevo, non penso. Dovrebbe pure esserci qualcosa di sicuro, di definitivo. Sì, il denaro. Ecco qualcosa che dà sicurezza. Ma c'è sempre la coscienza. La coscienza, amico mio. Siamo ancora rimasti al vecchio argomento della coscienza. Sempre valido finché non ne viene proposto uno migliore. La realtà ha due facce, amico mio. Non ci si può soffermare alla più romantica. Anch'io la pensavo come lei quando non avevo nulla da perdere. Ma ora purtroppo sono costretto a difendermi. Lei non si difende, attacca. Beh, ci avete trascurato abbastanza stasera. Propongo un brindisi alla nostra felice giornata. A tutte quelle che dobbiamo ancora vivere. Prima ci si mettono i coriandolini. Adesso anche i bambini vogliono dire la loro. Alla tua giornata felice, Eleonora. Ad Andrea e ai suoi ideali. Quali ideali? Non basta attaccare manifesti? No. Per cambiare il mondo ci vuole ben altro. Ma lui... Avete visto i suoi occhi? Il suo viso? Non conoscono dolore.
E uscendo dal proprio dolore, dalla propria paura, dalla propria disperazione, che si prendono decisioni importanti. Il resto, solo parole. Credo che il giovane Werther abbia preso il volo. Basterebbe una parola. Fermati, Andrea. Ma com'è difficile dirla. Mi sembra... non so, mi è tutto ostile, estraneo, incomprensibile. D'accordo, forse non sono capace di vivere. Eppure... eppure sento di avere ragione. Ma qualunque cosa faccio, sbaglio. Non drammatizzare. In fondo che cosa ti è successo? Niente di straordinario per un uomo. Ti sei innamorato di una donna che ti ha preso bellamente in giro. Tutto qui. Sapessi quante volte succede nella vita, e tutta è esperienza. Allora dimmelo tu quello che devo fare. Caro mio, certi giochi di società bisogna lasciarli fare a chi ha le ossa più robuste delle tue. E certi ambienti lasciali perdere. Ma allora, che ti ho parlato a fare? Metti tutto sul piano dell'avventura. E tutto quello che ho cercato di spiegarti è con me che ce l'ho, perché non riesco mai a fare le cose giuste. Sono partito pieno di entusiasmo e credevo di conquistare il mondo. E invece eccomi qui, e con questa esperienza dentro che mi fa male da morire. Stai facendo l'intellettuale. Ti piace sentirti importante. Ma certe esperienze le ho passate anch'io. È roba che si supera facilmente se si vuole. Poi si cambia, ci si fa meno teneri, si diventa uomini e si impara a sopportare ben altro. Non riuscirò mai ad essere come te. Vieni, andiamo al nostro albero. Non è giusto. No, non è giusto che tu mi tratti così. Non mi parli più. Andrea, cosa ti è successo? Perché sei tornato? Volevo rivederti, Simona. Ma è stato inutile. Ti aspetterò tutta la vita, vicino al nostro albero. Thank you.
Sono felice. Felice e spaventata. Ma mi sento viva finalmente. Il mio è stato un impulso, la scusa per la rottura che cercavo da sempre. Ma lo amo davvero. In questo momento non mi sembra che abbia importanza. Quando lo guardo, vedo il suo profilo, i suoi occhi. Mi sembra di averlo sempre conosciuto, di avere sempre cercato questo volto. Eppure lo conosco appena. Andrea. Vieni. Questo è il mio palazzo incantato. Chiamiamo i fantasmi. Facciamo un gioco. Un gioco? Anche l'amore lo è. Ma diventa sempre una cosa seria. Che dici? Sarà qui il nostro tesoro? Thank you.
pare che anche i fantasmi si siano amati. Senti. Io sono la fantasia. Tu sei il mio sogno. Io ti ho creato. E tu mi appartieni. Thank you.
Sbronziamoci. E va bene, sbronziamoci. Bene, sei meravigliosa. Senti, vuoi metterti quel vestito verde? Quello
quello che mi piace tanto, eh? Il verde? Eh sì, mettitelo. Va bene. Ah, di un po'. Ricordi quella scultura che abbiamo visto, quella del lamento? Sì, me la ricordo. Ma perché? Quando fra noi qualcosa non va, facciamo così. Intesi? Ma che sciocchezza. Dai, ti prego. E su, fa la persona seria. No, ti prego, fallo. Dai. Ma cosa vuoi che mi metta a fare qui davanti a tutti, su? Ma non so nemmeno come così, si mettono così. Le mani, così. Copriti l'occhio con l'altra. Ecco. E adesso strizza l'occhio. Strizzalo. Ecco. Oh. Quanto sei caro. Così può andare. Ma sono brava. Sono contenta che mi porti fuori. Voglio ballare con te tutta la notte. Ehi, dico, ma ti sei resa conto con che tipo esci questa sera?
dimmi, Mia. Il tuo non è solo un capriccio. È vero? Scusami. Sai, il pensiero di perderti e non averti più accanto. Io ti amo, Andrea. Mi basta sentirtelo dire. Non ho più paura. Sì, pronto. Voglio vederti nel pomeriggio alle 5. D'accordo. Chi era? Luca. Cosa vuole da te ancora? Affari. Eleonora, che hai? Ti vedo nervosa. Dimmelo. Scusami, sai, voglio arrivare in città in tempo. Vorrei cancellare Luca, il suo ricordo. Gli altri la chiamano gelosia, ma è una brutta parola e senza sfumature. Per questo vado da lui, Andrea.
Eleonora. A volte penso che ti perderò. Io ti ho dato il mio amore, ma dentro di me... Dentro c'è la paura, l'angoscia di vivere soli, disarmati, in un mondo tanto complicato. Credevo di averti ormai liberata dalle tue incertezze. Eleonora. No. Adesso dobbiamo scoprire il mondo. A sud e poi a nord, dall'altra parte della terra, ma sempre insieme. Ma sì, sì, andiamo lontano. Seguiamo l'estate. Dove va l'estate andiamo noi. Sì, certo. La nostra non sarà una fuga. Ma una rincorsa. Sì. Allora ci vedremo al posto in cui ci siamo incontrati. Buongiorno signora, il signor Luca la sta aspettando in giardino. Il momento del ritorno del cuore. Il giovane Werther ha finito la sua stagione. C'è un limite a tutto, non ti pare? Al solito, i limiti pretendi di stabilirli tu, vero? Soltanto perché ho il senso della misura. E se io rifiutassi? Cerchiamo di ragionare, cara. Vedi, ci sono almeno 5 motivi validi perché tu lasci quel ragazzo. Sono preparata ad affrontare ogni situazione. Cominciamo dal primo, allora. Tu sei mia e io difendo il mio diritto. Il passato... Tu sei troppo legato ai ricordi. Io invece non ho rimpianti. Il passato non esiste, Luca. È solo una malattia della mente. C'è il tuo modo di vivere, Luca. Ci sei tu. C'è il mio amore. C'è un personaggio che non esiste e che qualcuno potrebbe distruggere con un solo ricordo, con poche parole. Quindi tu resterai con me. Dimenticherai. L'estate è finita. Andrea. Signorina, signorina, prenda. Grazie.
è successo? Non guardare. È completamente sfregiata. Non c'è più niente da fare, è morta.
Ti aspetterò tutta la vita, vicino al nostro albero.